dedicato Cobra a Sandro Tovalieri, bomber del Bari di Materazzi tra il 92 e il 95, è stato ospite d'onore al Galletto Monday. L'abbiamo intervistato per voi chiedendogli di fare un viaggio tra il suo passato da giocatore e il suo presente da allenatore e grande tifoso del Bari. Tu sei un tifosissimo del Bari, ma sei anche un allenatore, quindi sotto questa duplice veste cosa pensi del Bari che è nato da pochissimo? Ma che è una realtà nuova, una realtà piena di entusiasmo, con una proprietà importantissima. Non potevamo che augurarci queste persone che stanno facendo bene, quindi hanno allestito una squadra molto forte che sono sicuro che ci regalerà e ci toglierà al più presto da queste categorie che non ci appartengono. Tu sei uno degli ex che ha indossato la maglia del Bari più amato, insieme a Igor Protti, che ieri hai incontrato tra l'altro. Beh sì, sicuramente sono cose che fanno piacere e ti rimarranno in eterno, perché sono passati non qualche anno, diversi anni, e la gente che ti ricorda con affetto ti fa sentire veramente una persona che hai dato tanto. E siccome siamo giocatori, sappiamo che la maglia va rispettata e che è quello che pretende soprattutto il tifoso. Evidentemente noi qualcosina di importante abbiamo lasciato, e quando siamo qui ci sentiamo a casa e condividiamo le gioie, speriamo tante, sempre con la gente. Durante la trasmissione Tovalieri ci ha raccontato i dettagli del suo incontro a Modugno con lo zar Igor Protti, suo amico e ex compagno di squadra. Noi ci dovevamo vedere ieri mattina alle 11:30 per salutarci, però noi a mezzogiorno eravamo al pranzo perché avevamo la partita di campionato alle 3:30. Allora, d'accordo con Alfonso, dopo la partita lui è passato... Alfonso è il Trade Union, è l'amico del Trade Union, tifoso, sì. E quindi sono venuti a Modugno, io alla squadra non gli avevo detto nulla, quindi è finita la partita. Hai fatto una sorpresa anche per i ragazzi. Ci siamo abbracciati, poi l'ho fatto entrare dentro lo spogliatoio, l'ho fatto uscire tutti dal campionato e ci siamo fatti una foto completa. Tra l'altro poi è stata anche una partita che abbiamo vinto, quindi era proprio un momento gioioso. Qualcosina di positivo l'hai lasciata, perché hai segnato ben 40 gol in 82 presenze. Qual è il gol che ricordi? Lo so che è difficile, ma il gol che ricordi con più piacere, quello che ti è rimasto impresso? Diciamo che i gol per un attaccante sono sempre belli, però Bari-Genova sicuramente a livello di spettacolarità è stato quello più difficile, più impegnativo, che solo un matto poteva tirare col pallone alto a 40 metri. Però quello che mi ha lasciato sicuramente l'emozione più grande è dopo 3 minuti il Bari-Foggia sotto la curva nord, il gol del vantaggio che poi abbiamo vinto 2-1. Quando fai un gol nel derby diventi ancora di più l'idolo dei tifosi. Ci hai detto che contro il Locri sarai anche tu allo stadio San Nicola, purtroppo non puoi esserci sempre perché sei l'allenatore del Modugno. Sì, abbiamo la fortuna di giocare in casa alle 11, quindi il Bari giocherà, non so, alle 14:30 o alle 15, quindi avrò la possibilità, l'ho vista solo con la Santa Caldese, dobbiamo imparare anche i nomi delle squadre, quindi con piacere verrò, sperando insomma di vedere una buona partita, un risultato importante per il Bari. Ecco, dicevamo, tu appunto sei da poco l'allenatore del Modugno, come ti stai trovando, i tuoi obiettivi? No, bene, perché poi conosco il presidente, Mino Zapparelli, il papà, quindi è una società amica che ha voluto investire su di me, è un'esperienza nuova, ma i ragazzi mi hanno accolto benissimo, io li tratto benissimo, perché dobbiamo considerare che stiamo facendo un campionato di dilettanti dove questi ragazzi lavorano fino alle 6:30 di sera e poi alle 7 si vengono ad allenare, e non è che guadagnano soldi, insomma, e quindi tanto di cappello a loro, e quindi cerchi di dargli quelle giuste motivazioni affinché la domenica possiamo sempre andare a fare delle buone partite al di là del risultato, però ci sono i presupposti per fare un bel campionato. Fai un saluto ai tifosi biancorossi. È un saluto, sempre per me è un saluto speciale, perché li porto nel cuore, li porterò nel cuore sempre. Gli auguro veramente di ritornare in 50-60 mila, andare non a Troina, a Marsala con tutto il rispetto, ma di rivederli insomma all'Olimpico, a Milano, a Napoli, a Torino. Quello è l'augurio.